Ciao a tutti! Oggi ricetta freschissima e super estiva. Facciamo il semifreddo alla pesca. Con mucho cariño de mi corazón. Non si tratta di un dolce light, ma è un dolce gustoso e soprattutto velocissimo. Gli ingredienti sono pochissimi. Eccoli! Un chilo di pesche, nel mio caso pesche noci. Alla Repubblica. 200 grammi di zucchero, zucchero a velo. Mezzo litro di panna, panna da ammuntare, preferibilmente senza zucchero. Granella di nocciole per la guarnizione finale. E la casa della baciata. Due stampi da plum cake con il coperchio. Inizio a fare a pezzettini le pesche, anche a pezzettini irregolari. Tanto tutto quanto va nel frullatore. Vado a frullare le pesche e ne esce una sorta di mousse. Una bella mousse cremosa. Mi occupo dello zucchero a velo. Vado a mischiarlo alla mia mousse alla pesca. Giro bene e amalgamo tutto. Ci siamo. Monto la panna, dopodiché vado ad unire il mio composto di pesca e zucchero a velo con la panna stessa. Mischio fino ad ottenere una bella cremosità, una bella crema bella spumosa. Esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la. Verso il composto in due teglie da plum cake e poi le chiudo con il loro coperchio. Fatto questo, va tutto in freezer almeno per una notte. Tolgo dal freezer 10 minuti prima di servire. Poi affetto delle mattonelle, mattonelle di semifreddo alla pesca. Guarnite il semifreddo come più preferite. Io ho utilizzato delle noccioline. Spero che abbiate gradito. Un salutone a tutti, ciao! Un salutone particolare alla dolce Irene del canale Irex ai fornelli. Ciao Ire, un bacio grandissimo.